Hello guys, sono Inferno Sosi, sono qui con questo nuovo video. Sto facendo la intro così molto veloce perché mamma mia. E questo qua è il mio gol. Vabbè, gol di Cristian, va bene lo stesso. Va bene così. Ragazzi, siamo qua solo Gatlin insieme a Cristian. Così, velocissimi. Sono passati 8 secondi, abbiamo segnato, siamo forti noi. Sì, ho cambiato di nuovo auto. Lo so che cambio molto spesso auto, però ho notato che questa qua era molto buona. E comunque andiamo a fare un bel... Maledetti, ho fatto un altro... Ma dai, te l'hanno parata tantissimo. No. Sono scarso io. Ragazzi, ho appena fatto aereo e ho fatto 100%. Bravo. Spingimi. Ma che stupido. Sei stupido. Sì. Sei Cristian. Bella. Come l'ho fregato, ragazzi. Lascia, è mio. Ma vai a quel paese, stavi arrivando fortissimo. Sì, vabbè, tipo... No! Ragazzi, comunque se notate rigorosamente con la bandierina italiana. Vedete? Bandierina italiana. Perché in questo gioco sì. Cioè, in realtà io di solito non uso le bandiere, però lo Cristian... Che stupidi che sono! Cristian me la fa mettere, quindi va bene. Guardate gli avversari, che stupidi. Va bene, siamo straforti noi qui in questo, su questo gioco forte, bello, tutto così, tutto bellissimo. Mamma mia, sì, vabbè, in due che mi fottete i turbi. Basta fregare i turbi. Petizione contro quelli... Ragazzi, ho volato apposta così per spingerla verso la porta avversaria. No, dai, ma lo fa... No, l'ho fatto seriamente questa roba. Che stupidi, sono stupidi! Era davanti alla porta, nessuno la stava toccando, in due l'hanno missata. In due l'hanno missata! In due, come hanno fatto a missarla? In due non lo so. Sì, peccato che l'assist non te l'ha dato. Dan. Perché si dice dan? Perché la vita è così. Ehi ragazzi, oggi possiamo fare, se noi siamo troppo pro Rocket League. Siamo troppo pro Rocket League cheat, stavamo per prenderci un gol in faccia. Ma ragazzi, questo... Perché devi essere stupido come una rapa morta? Sì, lo lasciavi perché c'ero io, dietro. Volta. Aspetta che lo dribblo, lo dribbla, ho provato almeno a dribblarlo. Fortissimo. No. Anche io. Ma perché io sono scarso come una rapa strappata? Sono scarso come una rapa strappata io. Volevi. No, Cri, t'ammazzo. Godo. Allora no, Cri, se mi freghi anche solo un gol io smetto di registrare. Te lo giuro. Anche se me ne freghi uno solo. Perché dovete sapere che lui tipo 10.000 gol. Guarda! No, Cris, se mi tocchi anche per sbaglio un'altra volta abbandono. Guarda, chissà per colpa di Kim. Se non mi avessi spinto avrei preso la palla. Ma se tu mi devi spingere dall'altra parte del campo. Sei un bimbo. Mettila in mezzo. Cavolo. Sì, bello col tizio che la para. Non ha senso.
perché sono scarso? Oddio, che parata che stavo per fare. Ma perché? Perché mi va storta l'auto? È in mezzo, in mezzo, in mezzo, in mezzo. Ma perché devi essere... Ma sì, solo che tu sei scarso come una rapa tipo arrosto. Anche se le rape arrosto non è che... Non lo so se sono troppo buone, ragazzi. Se voi le mangiate bene per voi, faranno bene. Faranno bene, non so quanto possano fare bene delle rape. Vabbè, abbiamo vinto. Godo. Ma cosa ti cambia? Sì, certo, sei più forte di me, come no. Muoviti, metti pronto. Ma cosa me ne frega a me di sti bot? Metti pronto. Sì. Mikey? Perché tu laghi 120? Ah. Beh. Dai, Christian. Per una volta. Ah, comunque ho scoperto che quelli dove c'è scritto PSYNET, quelli dove al posto del personaggio, dell'avatar c'è scritto PSYNET, vuol dire che giocano da un'altra piattaforma. Non sono bot, solo giocano da un'altra... Che scarso che sei, Cri. Giocano da un'altra piattaforma, quelli con su scritto... Giocano da una piattaforma diversa confronto alla nostra, alla tua. Se poi tu giochi da Switch io ti vedrei con quello. Vabbè, ma tu sei scarso. Infatti sei scarso. Appunto, per quello stavo dicendo che eri scarso. Guarda. No, vabbè, non potevi toglierlo, era impossibile. Vado io. T'ho detto vado io, tu non sai vincere i contrasti. No, non è arrivato manco il tipo, grazie mille, lo so fare anch'io così. Ma perché tu tocchi la palla sui muri e la mandi dalla nostra parte? Così si fa. Vedi? Così? Dribbli? Ma come faccio? Ma mettimela tu piuttosto se io sono Madonna con due persone addosso. Sì, ma... Sono stupidi tutti, eh. No, ma sei tu, Madonna, l'hai mancatissima. Guarda! Ma tu come hai fatto a mancarla stando dritto? Tu dritto l'hai mancata. Tu stando dritto l'hai mancata, cioè. Poi dici a me che sono... Poi dici a me che sono bot. Ma vabbè, quel paese, ma... Oddio, come l'ho saltato! Guarda, e non lo so se si vede. Ah, c'hai ragione. Come l'ho saltato, tipo. Vedi, perché quando vado io il contrasto arrivano, quando vai tu no? Ah, perché sanno che sei scarso, quindi ti danno un po' di vantaggio. Perché è la verità. Ma se hai in mezzo tu non tiri perché sei un bot. Sì, magari tirando con un pochino di mira. Centralo. Mica ta... C'avevi così tanta mira che hai mancato una porta vuota. C'avevi troppa mira, sì. Bella. A me non piace perché tipo... Boh, non lo so. Non mi piace la corona, mi fa cagare. A me non piace per niente. Giorno caffè. Ma dammi cosa se non c'ho turbo? Sto andando a prendermi un turbo, no? No, tu sei lì davanti alla palla, non la tocchi. Ma fai qualcosa. Oh! Come l'ho saltato!
parala, 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 che sei un bot! Ma se sei un bot, ma se sei un bot! Ma potevi saltare, basta! Salti! Se salti vai più veloce, genio! E fallo allora! Se non hai turbo si usa qua... Ma vabbè, ma comunque almeno provaci, dico. No, tu bosta. Guarda come cavolo. Come fai a mancare una palla che ti arriva dritta davanti alla faccia? Appunto! Come fai a non vedere un pallone? Magari se non lo spingi verso la nostra porta è meglio, che dici? Ma perché? Ma se io sono in una posizione migliore della tua, fammelo toccare a me. No, lo deve toccare lui che la manda verso la nostra porta. Toccalo bene. Ok. Ma se me la tolgono? Ma sai, ma se me la tolgo? Ma provare a togliere gli avversari? Se loro tolgono la palla, noi togliamo gli avversari. Ma dammi cosa che me la metti davanti al palo? Io non posso tirare se è davanti al palo sta palla. Ma se mi spingono da dietro, mi spingono contro la palla, è colpa mia. Guarda, guarda, mi ha spinto il tizio da dietro. Fai te, io volevo saltare apposta proprio. Vabbè. Va bene. Aspetta, aspetta. No. Parata brutta che ha fatto il tizio. Vai, 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 vai. Vabbè, va bene. Comunque c'è il papi. Ma c'è cosa, vai, che me l'hai messa malissimo. Ce l'avevi lì davanti. Ma come fai a farti saltare? Come fai? Ma non usarla! Non hai capito che fa schifo? Non è che se la usano i pro vuol dire che è buona. Quelli saranno pro, ma per altri motivi. Non è che se usano la volcama allora è buona. Sì, vabbè, però se tu la manchi. Sai, non è proprio il massimo tirare con uno che manca la palla. Bella. Ma cosa? Vabbè, aspetta. I pali tutti li piano. Dipende di quali pali stai parlando. Ma perché? Ma perché tu non salti? Ma c'hai dei problemi mentali, fisici, boh. C'hai qualsiasi tipo di problema. Ma perché? Perché esiste uno... Perché esiste la collisione... Ma che cacchio fa la macchina, non lo so. Perché esiste la collisione tra macchine? È bruttissimo. Pum. Toccata. Toccala bene, forte. Vai. Ma non entrava, vedi che andavo sul palo esterno. Andavo sul palo esterno. Vabbè, comunque sì. Madonna, il recuperone, ragazzi, alla fine. Vabbè, non cambia niente, non cambia. No, 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 guarda, manco ci provo. Volo e basta. Va bene. Chi è il migliore, scusa? Chi è? Va bene, comunque, Gigi. Ragazzi, abbiamo vinto 2 di fila, beh. Va bene. Va bene. Comunque, ragazzi, non è nessuno di loro era un bot. Quindi, va bene. Dal vostro inferno se tutto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Per oggi è tutto bello.